Sono stati effettuati in queste ore tantissimi sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici, a partire dalle scuole. E dal report che mi hanno fatto i tecnici qualche minuto fa, non ci sono problemi di agibilità in nessuna scuola, in nessun asilo o asilo nido della nostra città. Per cui domani tutte le scuole di ordine e grado saranno aperte regolarmente. Ovviamente continueremo a monitorare, anche perché in tanti edifici pubblici abbiamo trovato alcuni elementi che non vanno, alcune crepe, alcuni cornicioni che sono caduti, e già abbiamo quantificato in circa 20 milioni di danni al patrimonio pubblico l'effetto delle scosse di questo terremoto. E quindi grande attenzione. Domani scriverò al ministro, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al presidente Acquaroli, per ribadire che la città di Pesaro ha bisogno di almeno 20 milioni di aiuti per i danni al patrimonio pubblico, e in più stiamo schedando tutti i problemi che ci stanno arrivando dalle abitazioni private. Sono 4 al momento le famiglie evacuate in città, che per fortuna hanno trovato alloggio da parenti ed amici, però anche per quello che riguarda i danni privati nei prossimi giorni cercheremo di fornire un elenco completo, perché abbiamo bisogno questa volta di aiuto. È stata una botta tremenda, il più grande terremoto degli ultimi 100 anni, abbiamo avuto tanta paura, speriamo davvero che sia finita qua, e quindi grande cautela da parte di tutti, però domani si torna regolarmente a scuola e ovviamente nelle prossime ore darò ulteriori aggiornamenti.